Ci siamo, si torna al lavoro, ma per una categoria diversa da quella dell'anno scorso. Esordiente per te, tra l'altro. Sì, so che sicuramente è un'altra cosa la Serie A. 27 anni comunque che sognavo questo momento, quindi diciamo che anche quest'estate ho cercato di recuperare da tutti i problemi che ho avuto anche a fine stagione l'anno scorso e di presentarmi il meglio possibile, perché comunque sarà una stagione molto impegnativa. Come ti senti adesso? Bene, adesso mi sento bene, sono felice e ho lo spirito giusto per cercare di iniziare questa avventura. Una Serie A solo sfiorata finora, no? Per adesso sì, è solo sfiorata, quindi adesso inizierà il ritiro, ci sono le visite mediche, quindi devo cercare di farmi trovare pronto, di dar tutto e poi vediamo quello che succede. Essere riconfermato, dove là dietro magari avete ballato tanto, si sta pensando di cambiare dietro, si cambierà sicuramente, essere riconfermato, cioè essere considerato una colonna là dietro, cosa significa per te? Ma per me è importantissimo, perché comunque forse è stato il primo campionato in Serie B che si lottava comunque per un qualcosa di che era la Serie A, perché di solito magari a Brescia ho cercato sempre di lottare per la salvezza, ho fatto comunque campionati abbastanza lineari, quindi essere riconfermato dopo un anno a Verona così per me era un obiettivo importante, è stato raggiunto, quindi adesso comunque c'è una nuova avventura che è la Serie A, è la prima volta e devo cercare di non sbagliare niente. Adesso però ricomincia a lottare per la salvezza, ma ci sta? Sì, sì, ci sta. Comunque la Serie A, come ho detto prima, è un'altra cosa. Ci sono campioni, quindi bisogna stare attenti ad ogni particolare e lottare su ogni pallone. Quindi bisogna lottare, cercare di stare sul pezzo, creare un gruppo che sia giusto e vediamo quello che succede. Si è detto per tanti anni la difesa, ma cosa serve per fare bene Serie A da dietro? Penso che la difesa comunque non si tratta solo dei quattro difensori, il portiere, la difesa, la fase difensiva riguarda tutta la squadra, perché se ti aiutano davanti nel pressing, nelle coperture e tutto, le cose vengono automaticamente, bisogna lavorarci, quindi col lavoro si farà sicuramente meglio. Caracciolo Higuain, come te lo immagini? Ancora non lo immagino, però so che sarà una bella sfida. Senti, bisogna creare un po' di entusiasmo, no? Cioè, sì, è stata tantissima gioia per questa Serie A, però adesso bisogna mandare un messaggio di speranza anche ai tifosi. Insomma, il Verona ci sarà in questo campionato, cioè lotteremo o faremo la fine del Pescara, che è quello che teme qualcuno, no? No, assolutamente, non facciamo né la fine del Pescara. Bisogna avere entusiasmo, anche che nei tifosi che magari ci vengono a dare una mano anche in ritiro. Noi cercheremo di dare quell'entusiasmo che abbiamo dato anche inizio anno quest'anno, che so che mancava da tanto. Quindi credo che col lavoro, col gruppo, poi adesso il ritiro è lungo, quindi bisogna stare tutti uniti e si farà qualcosa di bello sicuramente. Si dice che il gioco di Pecchia sia più adatto alla Serie A, sei d'accordo? Sì, beh, ogni categoria poi c'ha un suo gioco, sicuramente magari si potrà cambiare ancora qualcosa, si cambierà qualcosa, questo non lo so, dipenderà dal mister. Noi ci adattiamo e lo seguiamo e cerchiamo di dare il massimo per lui. Antonio, le offerte per te sono arrivate nella Serie di Francia, però da subito tu hai fatto capire che non avevi alcuna intenzione di lasciare Verona. No, io ho detto, sono arrivato qua cercando di essere promosso in Serie A. Ce l'ho messa tutta, quindi è un'opportunità che non voglio farmi sfuggire. Comunque Verona è una grande piazza, una grande storia, quindi sono felicissimo di rimanere. Ieri si è aperta la campagna abbonamenti, la spinta dei tifosi sarà il classico dodicesimo uomo in campo, insomma, serve l'aiuto dei tifosi, specie visto il mercato che al momento non sta ancora regalando tante gioie, ma è appena iniziato, è giusto anche sottolinearlo questo. Sì, sì, il mercato è appena iniziato, come ho detto il ritiro è lungo, luglio e agosto sono ancora lunghi, quindi quelle sono cose che arriveranno pian piano. Poi ovviamente penso che l'aiuto dei tifosi sia una delle cose più importanti, perché anche quest'anno nell'ultimo periodo quando non si andava benissimo, che loro hanno iniziato ad aiutarci, ci hanno dato una grossa mano per arrivare in Serie A, quindi credo che sia un aspetto fondamentale.
Il ricordo indelebile che porterai dell'anno scorso, appunto, un momento bello iniziale, dopo c'è stato un blackout generale, poi vi siete ripresi, vi vengono in mente su tutte le partite di Novara e il derby del Bentegodi contro il Vicenza, sono state quelle le chiavi di volta per la vostra risalita? Credo sì, poi vabbè, arrivando alla fine tutte le partite erano importanti, però magari chiudendo gli occhi mi viene in mente sempre il derby col Vicenza, comunque perdi 2-1, lo ribalti nei minuti di recupero. E loro potevano anche chiuderlo sul 3-1. Loro potevano anche chiuderlo. Cioè ti dico, l'entusiasmo che c'era a fine partita negli spogliatoi sembrava lì di aver vinto già il campionato, perché eravamo andati a più 5 a Frosinone, poi vabbè Frosinone ha vinto la sera, però lì quello forse che ci ha dato quella spinta in più per andare in Serie A. È uscito di scena Luca Toni, come avete preso la notizia e quanto pare davvero una secondo te? Beh, Luca Toni, si sa cos'è per il Verona. Io ti dico, io quest'estate ho cercato di guardare il meno possibile, di allenarmi e di farmi trovare pronto adesso nei primi giorni di ritiro, perché so che è una stagione importantissima. Poi quello che succede al di fuori, ti dico, non ho approfondito, non ho guardato molto. Ho sentito, però non, adesso non mi riguarda, diciamo, devo solo farmi trovare pronto. Faccio l'ultima, ti hanno chiesto di Higuaín. C'è invece uno stadio che da piccolo ti ha sempre affascinato, ti ha messo i brividi solo a pensarci? San Siro, comunque San Siro, quando ero piccolino che giocavo all'Inter, mi ricordo che andavo in mezzo al campo e facevano sventolare il cartellone della Champions, quindi adesso ci potrò giocare, quindi sarà tutto diverso.